Buongiorno amici e amiche di F5 News, ben ritrovati con l'appuntamento delle 12 sul nostro canale YouTube, da lunedì a venerdì un video approfondimento per parlare insieme della nostra Inter e oggi ritroviamo con noi il nostro Alessandro Cavasini. Ben ritrovato Alessandro. Ciao, ciao Raffaele, ben ritrovato anche a te. Allora, è una giornata importante perché siamo in attesa, no, di conoscere l'esito degli esami a cui si sottoporranno, si sono sottoposti De Vrij e Dumfries, incrociamo le dita. Perché no, potremmo avere altre due assenze comunque importanti. Forse eccoci più ottimismo sul fronte Dumfries, mentre per De Vrij in qualche modo la situazione non è così incoraggiante. Però abbiamo recuperato Bastoni, l'ha confermato anche ieri sera lui all'evento che si è tenuto in grande stile del Gran Galà, e quindi siamo anche, no, forse 2 settimane per riavere a disposizione forse qualche cosa in più, Pavard, quindi stiamo recuperando i pezzi. Alessandro, è chiaro, no, che la difesa è in qualche modo ad oggi, numericamente parlando, è limitata, perché no, stiamo avendo grandi assenze, però si sta comportando tutto sommato molto molto bene. C'è stata anche, no, la grandissima prova di Carlos Augusto, che abbiamo sottolineato, no, da braccetto di difesa, l'abbiamo anche un po' preannunciato. E dove non arriva la difesa, a Napoli è arrivato, soprattutto a Napoli, è arrivato Sommer, ed è di lui che voglio parlare, perché ecco, Sommer è uno di quei casi, no, del calciomercato di agosto, in cui c'è questa teoria, no, del parlare prima, no, di vedere all'opera un giocatore, il suo impatto magari, no, in una squadra. Sommer, la carriera parla già per lui, è un portiere, no, che purtroppo noi italiani conosciamo anche bene, perché ci ha escluso, no, ci ha messo del suo, no, nell'esclusione dei mondiali, nel testa a testa tra Italia e Svizzera. Io ti chiedo, cosa ha guadagnato l'Inter con Sommer rispetto ad Onana? Il paragone è forte, no? Perché Onana, sappiamo quello che è stato Onana per l'Inter nella passata stagione. Onana rispetto a Sommer ha dovuto aspettare qualche mese in più, sappiamo, no? Abbiamo parlato a lungo lo scorso anno, no? Del suo inserimento, anche se in Champions League è sempre stato lui il titolare. Però ecco, cosa dà Sommer secondo te in più rispetto ad Onana? O se secondo te Sommer ha già superato Onana? Cioè, ti faccio proprio questa domanda. Allora, guarda, secondo me no, nel senso Sommer non Onana visto all'Inter l'anno scorso è uno dei portieri con maggior rendimento a Milano negli ultimi 7-8 anni. Quindi non, è proprio quasi impossibile superare Onana che di fatto l'anno scorso fece un solo errore, quello con l'Empoli, no? Col tiro peraltro per carità ravvicinato di Baldanzi centrale se lo fece scappare sotto. Poi ci sono state un paio di sbavature, ma chi non le ha. Il Però portiere quando sbaglia si vede di più, diciamo. si vede di più, però responsabilità effettive poi sui gol subiti una, da quando è partito titolare dopo l'ottava giornata di campionato. Fino alla fine, responsabilità sui gol, una. E da questo punto di vista, Sommer l'ha pareggiato con il gol preso dai Bairami, no? E quindi, secondo me, superare quell'Onana lì, è chiaro che non ti parlo l'Onana del Manchester United o Sì. l'Onana precedentemente col Camerun, io ti parlo dell'Onana dell'Inter. L'Onana dell'Inter è un portiere formidabile. Però Sommer ci si sta molto avvicinando. E soprattutto a me, francamente, ma noi l'abbiamo. Quante volte l'abbiamo detto anche in questa sede, no, Raff? Cioè, io mi stupisco di chi si stupisce. Sommer è un portiere che va per i 35 anni, la sua carriera, si conosce. E non è che abbia giocato finora nel campionato dell'Uzbekistan o nel campionato del Suriname. Giocava comunque in Bundesliga, nella nazionale svizzera, ha fatto pure la Champions League, peraltro pure contro l'Inter. Quindi, pure chi era proprio distrattissimo si sarà accorto, insomma, che esiste un portiere, si chiama Jan Sommer. Oh, eccolo qui, gioca al Borussia Mönchengladbach. Poi andrà addirittura al Bayern Monaco. Pregi e difetti si conoscono. Tanti di dicono il difetto di Sommer è quello dell'altezza non eccelsa. Poi per carità è 1,83, cioè tra 1,83 e 1,90 ci passa tanto così, 7 centimetri. Non è che parliamo, come dicevo ieri, tra Arnold Schwarzenegger e Don Lurio. Cioè, comunque Sì. No, 1,83 non è un portiere enorme, ma perché nemmeno. l'estate si diceva è basso, troppo basso per il portiere ed è troppo anziano. Usiamo la parola vecchia, diciamo troppo anziano. In realtà poi per un portiere, dobbiamo essere sinceri, no? Quell'età credo che sia tutto sommato ancora, puoi ancora dare tanto, quindi
c'è anche questo. Io ti ho questa domanda, te la devo fare. L'Onana che noi abbiamo visto all'Inter, no? Perché poi è un discorso che noi estendiamo anche a lui, ha overperformato, secondo te? Cioè si è creato un qualcosa di magico tra Onana e l'Inter? Questo sì. Se poi Onana vero, tra virgolette, quello dello United o quello dell'Inter, è una domanda da 100 miliardi di dollari, non saprei risponderti, però il calcio è fatto di matrimoni. Sì. Abbiamo visto Davids al Milan e Davids alla Juventus, Henry alla Juventus, Henry all'Arsenal, Bergkamp all'Inter, e anche lì potremmo fare la stessa domanda, ma quindi Bergkamp ha trovato la sua naturale esposizione nei Gunners, oppure quello vero era il flop nell'Inter? Cioè non ha neanche senso, secondo me. Ti faccio questa domanda, no? Perché è chiaro che se tu pensi, no, al gioco che ha fatto l'Inter in estate, vendi Onana a oltre 50 milioni di euro e prendi Sommer a 6. Quindi ecco perché ti facevo questa certo. domanda qui. Chiaro che no, l'età anagrafica è in favore di Onana, però credo che l'Inter abbia fatto, questo bisogna dirlo, un capolavoro visto il rendimento attuale di Sommer. Noi non stiamo dicendo che Onana non sia un portiere, no, all'altezza dell'Inter, anzi, quando Onana ha lasciato l'Inter, qui eravamo tutti un po' disperati, proprio per il legame, no, per quello che era diventato Onana per l'Inter. Però ecco, pensare che l'Inter abbia venduto Onana a 50 e passa milioni di euro, dopo averlo preso, no, a zero, quindi aver scommesso, perché comunque Onana, dobbiamo ricordarlo, no, ha vissuto anche un periodo di inattività legato ad una squalifica. Hai atteso tanto Sommer, perché tu avevi anche l'opportunità di prendere Vicario, poi Vicario è stato, in qualche modo, sta facendo comunque benissimo, no? Al Tottenham ha dimostrato di essere un portiere all'altezza, però l'Inter è andata, ha detto no, noi aspettiamo 6 milioni di euro, ti prendi Sommer, anche qui Sommer che aspetta l'Inter, vuole l'Inter, quindi c'è anche questo lavoro. La costruzione dal basso di Sommer ti ha sorpreso, o meglio, sempre col paragone con Onana, no? Onana è stato un fattore molto molto importante, noi l'abbiamo sottolineato. Sommer, l'Inter sceglie Sommer anche perché Sommer sa fare quel lavoro, non è che l'Inter prende a casaccio un portiere, dice prendo Sommer, lo metto, no, a fare il primo regista, no, dell'Inter. Ma ti ha sorpreso, perché Sommer relativamente tocca veramente tanti palloni, cioè a Torino è uno di quelli che tocca forse più palloni di tutti, però lui abbina proprio questa qualità. No, il gol con la Juventus parte dalla sua palla, no, per Dumfries, quindi citiamo quella perché è il caso sicuramente più recente. Poi cosa altro spicca Sommer, secondo te, nelle uscite, nella reattività? Allora, nelle uscite lui non è uno che azzarda, no? Però non è neanche l'ultimo Andanovic, è uno che se deve uscire anche sul dischetto di rigore, soprattutto quando sono i cross leggibili, beh, Sommer comunque esce e perché ha una capacità di lettura molto alta. Poi proprio quel baricentro più basso rispetto, diciamo, alla norma dei portieri dell'ultima generazione, perché in realtà se andiamo indietro di qualche anno, un portiere 1,83 è un portiere normale, basti pensare a Peruzzi che era sotto l'1,83 e tanti altri, insomma, non è a Tancredi, ci sono tantissimi portieri fortissimi, sì, che non arrivano nemmeno all'1,80. Per esempio quella parata che ti fa su Kvaratskhelia, che ripeto, secondo me è l'unica paratissima paratona, perché poi si è parlato di Inter quasi bombardata, Sommer da 10 in pagella, Sommer fa una vera parata da portiere super, che è quella su Kvaratskhelia, magari è facilitato proprio dal fatto di non essere proprio altissimo. Immagino un Milinkovic-Savic del Torino o un altro portiere... Andare così veloce. Esattamente, magari con quel tiro secco non ha la tempestività proprio per quanto riguarda la conformazione fisica, e lo vedi tra i pali, anche la parata che fa su Osimhen, che poi è fuori gioco, che ricorda un po' quella fatta su Yarzabal, no, a San Sebastian, sì. Cioè, è quello, gli viene da un istinto evidente, nonostante i 34-35 anni, lo vediamo, è ancora fortissimo, ma ripeto, Sommer lo si conosce. E a me, francamente, non stupisce, perché i suoi punti forti sono sempre stati questi, compreso. E mi fa piacere che adesso tanti ci vengono dietro, il gioco con i piedi. Non lo dicevamo anche se state, quando ascoltavamo dire l'Inter va su un portiere classico che magari con i piedi e no, Sommer, anche perché lui è vero che è svizzero, ma gioca tantissimi anni in Germania, lì c'è una scuola particolare, no, da noi avanti. Era uno dei migliori già in Germania per quel tipo di fondamentale, e non a caso l'Inter lo va a prendere, perché come hai detto tu,
fa parte anche di un architrave di manovra, di gioco, di ricerca, di analisi tattica nella quale lui ci si adegua perfettamente. Lui non ha superato già i principi di Onana in Serie A, 9 sono già, ed è sicuramente un rendimento importante, facilitato anche, bisogna dirlo questo, no, da una solidità comunque difensiva della squadra, certo, in generale. L'Inter credo che sia molto meno spavalda, no, nell'attaccare, un po' più matura nel dettare i ritmi, però Onana l'anno scorso ci ha messo veramente del suo, no, dal Porto in poi soprattutto, no, con, ma anche col Barcellona, se pensiamo, no, al doppio confronto che poi non ci ha permesso di passare il turno. E Sommer comunque ci ha messo veramente la firma con parate molto 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 importanti in Champions League, Real Sociedad, ma anche con Benfica in casa, l'abbiamo citato, anche col Salisburgo è sempre stato, no, diciamo che non spicca magari come carisma, no? È uno però di quei leader silenziosi che no, ci mettono il suo posto. No, guarda, diciamo, anche la parata che fa su El Mas, no? Sì. Che potrebbe sembrare una parata che non è un miracolo eccezionale, perché comunque è un tiro da fuori che va, esatto, verso l'esterno, però c'entra, ma è il modo in cui lui para, perché magari tanti portieri vanno di polso, la palla resta lì, arriva uno in tapin, invece lui è bravo perché riesce a spingere la palla verso l'esterno, come si fa. Tante volte ci sono le vantaggi di Handanovic, che magari aveva la parata con l'assist all'avversario incorporato, cioè la prendeva proprio, la lasciava lì. Diciamo che anche Handanovic, magari, chiaramente, esatto, l'ultimo Handanovic, magari, ecco, quel tiro di Elma sarebbe stato per alcuni imparabile, quindi magari meno minuti tuffi per andare a prendere, no, ma io ripeto, Handanovic non, ma questo nulla toglie ad Handanovic, vuol dire, però, esatto, a fine carriera succede, vuol dire, anche succede al giocatore, ecco, quello che magari, ecco, ci aspettiamo da Sommer, anche se alla fine no, c'è stato forse, ecco, vado a memoria, soltanto un rigore a sfavore, quello contro il Bologna, no, che lui quasi ci arriva, no, è anche un pararigori, quindi magari lo vedremo, non so, più avanti, quando Champions League, mi viene da pensare, magari, non lo so, perché sono partite dove comunque non si alza un po' l'asticella, e quindi comunque c'è la possibilità che comunque tutto sommato noi in Italia l'Inter controlla le partite, è difficile magari, no, avere un rigore contro, c'è stata un'occasione, quindi comunque Sommer è anche un abile pararigori, quindi magari lo vedremo in azione, quello che per esempio Randall, cioè, all'inizio della, anche nel pieno della sua carriera, era magari in finale a Wembley rigori, chissà, noi italiani purtroppo sappiamo bene quanto è bravo, esatto, Sommer rigori, però ecco, magari nei commenti diteci, fate la vostra, no, classifica personale, date un po' di voti tra Onana e Sommer, sbizzarritevi, noi non vogliamo screditare nessuno, è semplice il paragone, e stiamo, no, vedendo qual è stato l'impatto di Sommer. Io, Alessandro, ti ringrazio per essere venuto con noi questa mattina. Grazie a te. So bene di aver scatenato un po' un piccolo putiferio, perché è chiaro, no, che su questi temi il tifo è sempre spaccato in due, quindi mi raccomando, commentate, diteci la vostra, seguite sempre il sito www.fcinternews.it, seguiteci anche sui nostri canali social, e noi ci vediamo questo pomeriggio alle 19 in diretta con il nostro salotto, e non mi resta che lasciarvi con un carosissimo sempre Forza Inter.